Un corteo di un centinaio di migranti, partito dalla vecchia tendopoli che è andata a rogo, ha raggiunto a piedi il municipio di San Ferdinando. La silenziosa marcia dei braccianti è stata organizzata dal coordinamento lavoratori agricolo USB della piana di Gioia Tauro e si è svolta in modo pacifico e ordinato, grazie anche ad una discreta ed efficace presenza delle forze dell'ordine, coordinate dal vicequestore di Gioia Tauro, Diego Trotta. I manifestanti intendevano protestare per la drammatica situazione aggravata dal tragico rogo che ha semi distrutto la baraccopoli in cui vivevano e che ha provocato la morte della nigeriana Becky Moses di soli 26 anni. Il corteo, composto dagli extracomunitari che esponevano la foto della povera vittima per la quale invocavano verità e giustizia, era aperto da un lungo telo con la scritta "Lavoro, casa, dignità" e scandito da slogan dello stesso tenore, accompagnati da cartelli con le scritte "Schiavi mai, basta discriminazioni, residenza per tutti". I braccianti, una volta arrivati presso il municipio di San Ferdinando, si sono riuniti in sit-in attorno al monumento ai caduti prima di essere ricevuti in delegazione dalle autorità. Presso la sede del municipio sono stati accolti dal sindaco Andrea Tripodi, dal prefetto Andrea Pullichetti, commissario straordinario del governo per l'area di San Ferdinando, e dal viceprefetto vicario Anna Aurora Colosimo, presente anche il sindaco di Cinque Frondi Michele Conia. Pesanti i rilievi mossi anche da altre associazioni sulla situazione drammatica in cui versano i migranti a San Ferdinando, a partire da MEDU, Medici per i Diritti Umani, e da SOS Rosarno, guidata da Giuseppe Pugliese. Ritenendoci partecipi di questo territorio, partecipiamo anche noi a questa manifestazione, sperando di avere la possibilità di interloquire con prefetti, questori, con chi prende le decisioni, perché riteniamo di avere anche dei buoni suggerimenti da dare, insomma. Prendere atto che questa è una situazione che dura da 20 anni e che non si può nascondere la polvere sotto il tappeto.